televisiva non scoraggia i supporters bianco-azzurri, tornati a popolare lo stadio come vecchi e bellissimi tempi. Curva sud in grande spolvero, così come la gradinata animata dalla vecchia guardia. Vetrina internazionale per un match sentitissimo. Cassia deve rinunciare ancora una volta a metà squadra. Fuori Ruggero, Corazzini, Andrisani e Verolino, con Prisciandaro disponibile solo part-time per una brutta contrattura al polpaccio. Il tecnico siciliano schiera davanti a Ioime una difesa con Tedesco, Bianconi, Rogazzo e Casavecchia. Di Pietro, Rosciglione e Barca a centrocampo e Prisciandaro, Falconieri e Mitri in avanti. L'Ischia è riassunto nei piedi delle magie di Enrico Buonocore, uno che gioca praticamente da solo. La formazione di casa parte subito forte. Mitri inizia un suo personalissimo show che lo porterà alla fine ad essere migliore in campo. Il suo suggerimento tuttavia non viene raccolto da Falconieri, che da due passi si vede sfilare il pallone sotto il naso senza riuscire a deviare. La compagine isolana dal canto suo non può far altro che affidarsi alle conclusioni dalla distanza. Il baricentro del Brindisi quest'oggi è piuttosto alto, ne risulta un'evidente difficoltà dei partenopei a guardare in faccia Ioime. I biancazzurri, pur non entusiasmando, sono indiscussi padroni del rettangolo di gioco. Al 20° Mitri serve Barca, che da buona posizione colpisce sì la rete, ma dalla parte sbagliata. Ancora un'occasione sfumata, così come salta per una deviazione in extremis la trasformazione di Di Pietro dalla distanza, che vale solo l'ennesimo calcio d'angolo. L'Ischia guarda e scruta l'avversario, ma quando può colpisce di rimessa. Buonocore è sempre comunque pericoloso e Ioime ne sa qualcosa. La partita comincia a scaldarsi, ma si infiamma definitivamente solo al 35°, quando Barca, ancora lui, viene speronato in piena area da Reynoso. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dall'ischetto Mitri non fallisce, portiere sguardo da una parte, pallone dall'altra. Brindisi 1, Ischia 0, ma non è finita. Passano un altro paio di minuti, il Rosciglione vola per fare da torre alla corrente Prisciandaro, che a botta sicura colpisce in pieno la parte esterna del montante. È l'ultima emozione della prima frazione. Con il montaggio di Nicola Adamo passiamo alla ripresa, quando Musella prova a riportare equilibrio in una partita combattutissima ma senza successo. L'Ischia ci prova soprattutto con tiri a boccia ferma. Buonocore al quarto d'ora batte Ioime, ma non Prisciandaro, che oltre a essere il miglior attaccante del Brindisi è anche evidentemente un apprezzabile difensore. Il Brindisi riprende a giocare, l'asse Barca, Mitri, Di Pietro non si conclude in modo apprezzabile. La conclusione del centrocampista è altissima e allora tocca ancora a Magic Box inventare l'assist per Prisciandaro e Albacio. La conclusione del dolorante re dei bomber decisamente meno. Si ha la sensazione che il Brindisi possa chiudere il match da un momento all'altro e la conferma giunge poco dopo, quando i due si ripetono nuovamente. Il dribbling di Re Gioacchino è ubriacante, ma la sua conclusione a girare trova ancora i prontissimi riflessi di uno scatenato Mancino. Sempre solo Brindisi comunque. Rosciglione salta un uomo in area di rigore, ma c'entra in pieno il portiere ischitano da posizione defilata, con una conclusione forte sì, ma non sufficientemente precisa. Cassia mischia le carte, fuori Falconieri e Barca rispettivamente per potenza della dogana, e proprio quest'ultimo, a tempo scaduto, fallisce l'occasione dell'anno su precisissimo assist di potenza. Finisce 1-0 col Brindisi, che fa l'ennesimo passo avanti in classifica ed in città inizia la festa. Ascoltiamo ora le impressioni del mister Loreno Cassia, sempre al microfono di Fabrizio Caglianiello. Mister, anche oggi ha dovuto rivedere un po' la formazione prima che scendesse in campo. Qualche giocatore che era sul rettangolo di gioco comunque non era al top e quindi teoricamente avrebbe dovuto utilizzarlo part time, però ancora una volta la forza di volontà di questi giocatori ha fatto la differenza. Sì, perché c'era Prisciandaro, aveva un fastidio al polpaccio. Fino all'ultimo l'ho tenuto così in sospeso. Poi il ragazzo ha avuto grande voglia, grande attaccamento a questa società, a questi colori, ha voluto scendere in campo. Non ero molto convinto di questa scelta, anche perché a me non va a far giocare un giocatore per una partita e magari perderlo per altre partite, due o tre partite. Non mi va completamente, anche perché stiamo parlando di giocatori importanti. Però molto probabilmente mi sono convinto anche per il buon momento che stava attraversando Gioacchino e la grande voglia che lui aveva per questa partita. Speriamo che non si sia aggravata un po' la situazione, perché non sarebbe bello né per noi né per lui.
Cassi ha puntato su Barca a centrocampo dal primo minuto, ha avuto ragione, ha fatto una gran bella partita Giulio, si è procurato il rigore del vantaggio e della vittoria, calciatore che dà sempre l'anima in campo. Sì, d'altronde l'ho detto in passato, lo ripeto ora, io cerco di mandare in campo i giocatori più motivati, quelli che mi danno più garanzie. C'è stato il periodo di Frascaro e andavo in campo Frascaro, c'è stato il periodo di Falconieri e andavo in campo Falconieri. Ora sto vedendo bene Giulio, d'altronde quando è stato chiamato è stato sempre presente, ha risposto bene, quindi da questo punto di vista andavo sul sicuro. E poi un ragazzo molto serio, molto disciplinato tatticamente, uno di quelli che si ci può puntare. Non dico che non ce ne sono altri, perché devo dire anzi che i giocatori che abbiamo noi, e l'ho sempre detto, in qualsiasi altra squadra potrebbero giocare titolari, perché giocatori come la Dogana, Potenza, Maritato, sono dei giocatori validissimi, però noi ne dobbiamo mettere in campo solo 4 e alla fine c'è gente che mi sta garantendo qualcosa in più e ci sono giocatori che vanno in panchina, vanno in tribuna, ma si devono rendere tutti pronti perché devono essere tutti utili alla causa del Brindisi. Il Brindisi oggi, e questa è l'altra notizia, non ha subito reti, ma poche volte ha rischiato di subire reti soprattutto. Ha giganteggiato Bianconi lì dietro, squadra che è stata sempre alta, ha concesso pochissimo a Ischia. Sì, anche se al primo tempo c'è stato un momento che a fine primo tempo nello spogliatoio, parlando, gli ho detto guardate che voglio la squadra ancora più alta. Mi hanno guardato per... Non sono mai contento io effettivamente, però capisco che quando io vedo la squadra che mi tiene la difesa alta rischiamo molto ma molto meno, e quindi questa forza la dobbiamo avere, dobbiamo impattare gli avversari molto più in alto, perché altro è conquistare palla al limite dell'area e poi arrivare nella porta avversaria, altro è conquistarla a centrocampo e poi ripartire, puoi fare sicuramente più male. E magari si evitano quel quarto d'ora, quei 20 minuti di follia che ci sono stati in altre partite? Sì, ma anche oggi non è che qualche errore l'abbiamo commesso, sono errori che gli avversari potevano castigarci, anche nel finale dalla parte di Tedesco mi sembra che ci sia stato qualcosa che non abbia funzionato, e queste sono delle cosine da rivedere, perché non possiamo concedere delle palle così facili agli avversari. Altre volte ci siamo comportati bene, abbiamo fatto 3-4 volte il fuorigioco su delle punizioni che gli attaccanti si sono buttati nettamente prima rispetto alla linea difensiva, dobbiamo rivedere quello che abbiamo sbagliato, lavorare sugli errori. Domenica Sportsera torna dopo la pubblicità, restate con noi.